Proseguono in maniera spedita a Castellammare del Golfo i lavori affidati dal Genio Civile di Trapani per sistemare la strada di accesso al porto, ridotta, come ci mostrano le immagini, ad uno stato a dir poco pietoso, poiché da troppo tempo abbandonata senza alcun tipo di manutenzione. Il tutto grazie ad un finanziamento di 250.000 euro stanziati dal governo Musumeci, nonché frutto dell'impegno degli assessori regionali alle infrastrutture Marco Falcone e dell'assessore per le attività produttive, l'alcamese Mimmo Turano. L'intervento riguarderà non alcuni pezzi del manto stradale, ma l'intero tratto di strada, ovvero da dove è posizionato il fabbricato anticamente detto la Guarara dei Pescatori, sino all'area portuale vera e propria, recentemente completata. Stando a quanto comunicato precedentemente, i lavori dovrebbero completarsi nel giro di qualche settimana, garantendo, come peraltro avviene a tutt'oggi, il transito veicolare senza arrecare eccessivi disagi a quanti percorrono quell'arteria, soprattutto nei weekend.